Salve a tutti, io sono Martello e oggi si sbatte forte con la mano sinistra. Sì, avete capito bene, oggi parliamo della mano sinistra, quella che per molti è la mano debole, per altri è la mano principale e per alcuni tradizionalisti è addirittura la mano del diavolo. Sei mancino e ti stai chiedendo quale sia il verso giusto per suonare la batteria? Scopriamolo in questo video e mi raccomando, rimani fino alla fine perché rivelerò un dettaglio molto importante. I mancini immersi in un mondo di destri solitamente non hanno vita facile e la situazione sembra non migliorare quando si avvicinano al mondo della musica. Nei contesti più classici, infatti, troviamo strumenti, ad esempio come il flauto traverso, direzionati verso destra. Il violino, che viene suonato con l'archetto impugnato dalla mano destra, o ad esempio il pianoforte che ha la sua scala cromatica che cresce di tono verso destra. Esistono anche le versioni mancini di questi strumenti, ma sono rari, costosi e chi sceglie di suonarli viene visto letteralmente come il figlio del demonio. Qui la domanda sorge spontanea, ma quindi per un mancino è più difficile suonare uno strumento? La risposta è no! Non è più difficile, perché ad esempio gli strumenti che ho elencato prima hanno bisogno di entrambe le mani, che svolgono ruoli diversi e che collaborano insieme per far funzionare il tutto. La situazione per noi batteristi non cambia, perché dobbiamo allenare entrambe le mani, ad esempio per avere dei colpi singoli potenti ed equilibrati per i nostri fill, ma anche per avere un buon balance di piatto e rullante nei nostri groove. Il vero vantaggio dei batteristi mancini rispetto agli altri musicisti mancini è che non devono comprare uno strumento specifico. Infatti, ogni set di batteria può essere montato da entrambi i versi. Ve lo dimostro partendo dal mio solito set standard da destro, quindi piede destro sulla cassa, piede sinistro sul Charleston, mano destra dedicata ai piatti e mano sinistra dedicata al rullante. Invertiamo l'ordine dei pezzi per avere la batteria da mancino. Ora abbiamo piede sinistro sulla cassa, piede destro sul Charleston, mano sinistra dedicata ai piatti e mano destra dedicata al rullante. Ma quindi, iniziare a suonare la batteria da destro o da mancino è la stessa cosa? Per quanto riguarda la mobilità sul set, assolutamente sì,
Infatti vi ho mostrato che basta invertire l'ordine dei pezzi per avere uno strumento perfettamente speculare a quello standard. I problemi per un mancino solitamente arrivano più avanti, quando ad esempio bisogna condividere la stessa batteria solitamente con un destro, quindi sullo stesso palco, nella stessa sala prove o più semplicemente a lezione. In questo caso bisogna sempre invertire il set come avete visto prima, operazione che richiede svariati minuti anche a seconda della grandezza del set. Altro problema tutto mancino riguarda il materiale video batteristico che possiamo trovare su internet, che nella maggior parte dei casi è suonato da destro. Questo può confondere le idee perché l'apprendimento del nostro strumento è anche molto molto visivo. Il compromesso migliore per unire la potenza della mano sinistra di un mancino ad un kit standard da destro è quello di suonare open-ended. Il drum set è posizionato nella maniera standard, quindi da destro, e bisogna semplicemente invertire il piatto ride con il piatto crash. O ancora meglio, bisogna spostare il ride con la sua asta alla sinistra del Charleston. In questo caso abbiamo piede destro sulla cassa, piede sinistro sul Charleston, mano sinistra dedicata ai piatti e mano destra dedicata al rullante. Suonare open-ended ha l'enorme vantaggio di non incrociare mai le mani e quindi di avere sempre tutta la batteria disponibile anche quando suoniamo un groove sul Charleston. I mancini qui possono sfruttare fin da subito la loro mano forte per fare molte note sui piatti, ma attenzione perché poi bisogna sviluppare i fill verso destra seguendo la posizione standard di rullante, tom e timpano. Insomma, l'open-ended è una maniera moderna ed equilibrata di suonare la batteria, che è alla portata sia dei mancini che dei destri. Personalmente credo che sarà la naturale evoluzione per il nostro strumento. Attenzione, il dettaglio importante che ho tralasciato volutamente fino adesso è che io suono la batteria da destro, ma nella vita di tutti i giorni sono mancino. Ovviamente nessuno mi ha mai obbligato a suonare in questa direzione, ma ho semplicemente imitato ciò che vedevo dal mio insegnante. Negli anni ho anche seguito insegnanti mancini che suonano da destri e addirittura ora ho allievi che sono mancini e suonano da destri. Quindi posso dire per esperienza personale che noi mancini abbiamo uno spiccato spirito d'adattamento. Esiste quindi una maniera giusta di suonare la batteria? In verità no, perché come avete visto abbiamo la libertà di scegliere. Il mio consiglio pratico per chi sta iniziando a suonare la batteria è di partire con un kit da destri e di decidere se imparare con le mani incrociate nella maniera standard o con le mani aperte open-ended. E tu suoni la batteria da destro o suoni la batteria da mancino? Ma soprattutto, cosa ne pensi dell'open-ended? Fammelo sapere nei commenti. Prima di chiudere, vi ricordo che esiste la possibilità di sostenere questo canale offrendo un po' di caffeina grazie al link PayPal che trovate in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e mi raccomando, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video di Martello Drummer.
Sono un mancino che non sa suonare la batteria da mancino. Che schifo la vita!